Cari amici fan di Final Fantasy VIII, ben ritrovati. Dopo un po' di tempo è passato un anno dal lancio del progetto di Alternate Destiny. Abbiamo concluso la seconda stagione e stiamo lavorando alla terza, dove ci saranno novità, sorprese, tanti extra. Il canale ha toccato i 2200 iscritti ed è bellissimo, vi ringrazio del grande supporto, di condividere con me la passione per questo gioco ancora 25 anni dopo, e lo stiamo in qualche modo rivisitando e rivivendo insieme. Proprio per questa avventura che sto condividendo con voi, che vi chiedo ancora una volta, nonostante la pausa che ci sarà e i tempi tecnici tra stagione 2 e stagione 3, di non mollare, continuare a sostenere il canale con i like, con le vostre opinioni nei commenti. Sono cose piccole che vi chiedo di non trascurare, per cui prima cosa, se avete un pensiero, una critica, un apprezzamento che volete fare sul percorso che questo progetto ha vissuto nelle prime due stagioni, vi chiedo innanzitutto di verificare, prendendo la playlist degli episodi già trasmessi, scorrete velocemente i video e se vi accorgete che da qualche parte non avete messo un like, potete rimediare. Qualsiasi commento riassuntivo delle prime due stagioni, vi chiedo di non inserirlo qua sotto in questo video, ma di metterlo invece nel video dell'ultimo episodio pubblicato. Questo perché se qualcuno che inizia magari a seguire adesso per la prima volta gli episodi dall'inizio, o se qualcun altro tra 2 mesi vede gli episodi e vuole condividere il suo parere, il suo commento, può leggere i pareri di tutti direttamente nei video degli episodi. Così in questo modo, diciamo, non disperdiamo i commenti. Se avete già commentato abbondantemente l'ultimo episodio, ci sono stati tanti commenti, vi ringrazio. Ovviamente nulla vi vieta di commentare anche qua. Però prima nel dubbio, se non l'avete fatto, andate là, nel episodio 2x10, parte 2. Questo video è un po' un tutorial, un po' un riepilogo della stagione 2 di Alternate Destiny. Vi spiegherò alcune scelte che ho fatto, alcuni dettagli che magari qualcuno di voi sicuramente ha già notato, qualcun altro magari no, e potrei parlare di cose quindi che avete già citato voi nei commenti, come di altri dettagli che nei commenti non sono stati proprio evidenziati, non so, cose che sono passate sotto traccia. Così, nel caso, mi date il vostro parere anche su quelli. Per cominciare, visto che siamo a metà del progetto, 2 stagioni su 4, quindi più o meno a metà, anche se bisogna capire un attimo la durata di terza e quarta stagione, se sarà di più o di meno rispetto alle prime due. Il mio primo pensiero oggi è per chi nei commenti mi ha più volte sollecitato una divergenza più marcata dalla storia originale. Cioè, qualcuno ha sottolineato più volte: ok, bello il progetto, ma quando è che arrivano i cambiamenti? Quando è che la timeline alternativa diventerà davvero alternativa invece che riproporre le stesse missioni, le stesse battaglie, eccetera? La mia risposta, per chi è rimasto deluso in questo senso, potrebbe essere che effettivamente la divergenza è già attiva da un bel po', ma sta lavorando dietro le quinte, all'insaputa dei personaggi principali, non all'insaputa del pubblico, perché qualcosina l'avrete notata. Allo stesso tempo, il progetto ha come significato
quello di ripercorrere le emozioni del gioco, di riviverle insieme e magari approfondire qualche momento. Una storia che si separa totalmente dall'originale, ok, condivido che sia magari meno prevedibile e più interessante, ma potrebbe snaturare i personaggi e mi costringerebbe a rimuovere delle scene chiave, perché se prendessimo totalmente un'altra strada vuol dire che rinunciamo a una porzione di trama dell'originale, per cui non la vedo come un'opzione buona, o comunque non nel punto della storia dove ci troviamo adesso, per cui la realtà alternativa c'è, ma questa realtà, invece di irrompere di prepotenza come il Sephiroth di Final Fantasy VII Remake, che lo vediamo fin troppo e a me sinceramente mi ha annoiato non poco, chiusa parentesi su Final Fantasy VII Remake, qua la realtà alternativa agisce da dietro le quinte. Nel frattempo i personaggi vivono la propria storia, si evolvono. Nella seconda stagione li abbiamo visti a turno tutti quanti crescere e ritagliarsi il loro spazio. E infatti quello che volevo anche qui è mostrare qualche momento di rilievo di ciascuno dei personaggi nella Season 2. Cominciamo da Zell, che è il primo a ispirare la fuga dalla prigione del deserto. In questo riadattamento stringe un legame profondo con i Mumba, in particolare il Mumba che lo aiuta prima a recuperare le armi e poi a ritrovare Squall, al punto da utilizzarlo come Guardian Force. Queste gesta di Zell gli valgono successivamente, anche su idea di Squall, che quindi inizia a sviluppare una maggior stima nei suoi confronti, valgono a Zell la promozione a tutor, coordinatore, così lui stesso si occupa in prima persona della liberazione di Baland, che è stata occupata da Galbadia in cerca di Ellione. In questo modo diamo anche un significato a quanto succederà durante la battaglia dei Garden, quando proprio a Zell viene assegnato il compito di coordinare una delle squadre di difesa, mentre nell'originale sembra proprio una sua iniziativa, e invece qui gli viene proprio assegnato il comando da Squall. Passiamo a Selphie, che a sua volta diventa leader in occasione della missione alla base missilistica, realizza in seguito il suo sogno di organizzare un concerto, una sorta di festival a Fisherman's Horizon, e suona con la sua band e si dà come obiettivo futuro la resurrezione del Garden di Trabia, ma prima vuole sistemare la strega. Non a caso nella battaglia finale della stagione ho scelto lei per dare il colpo finale a Edea. E poi c'è la missione tutta al femminile nelle rovine di Centra per acquisire il Guardian Force Tom Barry, dove anche qui è, diciamo, Selphie la leader. Parlando invece di Quistis, su di lei era più utile invece fare un approfondimento e un progetto di crescita inverso rispetto agli altri personaggi, nel senso che lei è già un leader come ex insegnante, motivo per cui le viene assegnata la squadra dell'arco al termine della prima stagione, ma un insegnante con poca fiducia in se stessa, poiché crede appunto di aver fallito.
per cui è molto importante in questa stagione un confronto di Quistis con se stessa, una profonda riflessione introspettiva sui suoi sentimenti per Squall, fino a superare questa cotta, fino a superare gli attimi di gelosia nei confronti di Rinoa, in modo che poi al termine della stagione 2 combatteranno più volte fianco a fianco, e può confrontarsi con Squall di conseguenza come una vera amica. Verso il finale di stagione ha anche la soddisfazione di vedere i suoi ex studenti che hanno fiducia in lei, che sono fieri di quello che hanno appreso durante le lezioni e che vogliono dimostrarlo sul campo, per cui abbiamo visto una iniezione di fiducia profonda nei confronti di Quistis, sia da parte di Squall e sia da parte degli altri ex studenti, cosa che sarà fondamentale per una evoluzione ulteriore di Quistis nella stagione 3. E arriviamo a parlare di Irvine. Irvine all'inizio della stagione 2 è ancora totalmente fuori dalle dinamiche del gruppo, fa la figura di quello che quando va in prigione a salvare Rinoa se ne frega di tutti gli altri, poi lo spiega successivamente. Irvine all'inizio della stagione 2 è il ragazzo dimenticato, colui che crede che tutti quelli che erano da bambini i suoi più cari amici non si ricordino di lui, per cui anche il suo concetto del cecchino che è solitario per natura invece piano piano diventa lui il trascinatore, si inserisce nel gruppo. Il merito sicuramente è del suo legame con Selfie, che almeno ovviamente per quello che prova Irvine cresce nel corso della stagione, quando lui si offre di aiutarla a realizzare il suo sogno, il sogno di Selfie riguardo al concerto, e poi diventa un personaggio chiave nel finale di stagione. Si unisce ufficialmente ai Seed perché viene promosso Seed, anche se dichiara appunto di rimanere fedele a se stesso e di non vestire assolutamente mai la stessa uniforme degli altri Seed, e poi al Garden di Trabia finalmente si apre con gli altri e decide di raccontare loro quello che è stato il passato che tutti hanno dimenticato, ed è lui che li motiva a combattere, a non tirarsi indietro da una battaglia difficilissima che li attende, per cui è fondamentale l'evoluzione di Irvine in questo tratto della storia. Sto lasciando ovviamente per ultimi volutamente Rinoa e Squall. L'evoluzione del rapporto tra Rinoa e Squall nel gioco è un po' controversa. Per questa scelta degli sviluppatori nel secondo disco, in particolare, dove il giocatore può comandare l'approccio di Squall nei confronti di Rinoa, può scegliere di andarle incontro o di ignorarla totalmente, tipo mandarla alla base missilistica. Qui ho deciso, per tenere un po' a turno Rinoa e Virginia vicine a Squall, ma con una Rinoa un po' più esplicita nei suoi sentimenti che stanno crescendo nei confronti di Squall. Al concerto ho assegnato ovviamente Eyes on Me a Rinoa, che paradossalmente nel gioco è la scelta meno felice, per cui l'appuntamento non va a buon fine, ma per me in quel momento della storia va bene anche così. Però ovviamente Eyes on Me è la colonna sonora da associare a Rinoa,
per cui era l'unica scelta da fare. E Rinoa si abituerà col passare del tempo a combattere al fianco dei Sid fino a ricevere i complimenti di Quistis dopo la missione alle rovine di Centra. Nel finale, la sua paura di combattere, che poi diventa coraggio, come era già successo nella stagione 1, quando Rinoa viene all'inizio spaventata dai poteri della strega, dagli Shumelke, ma non si tira indietro quando poi c'è da combattere sotto l'Arco di Trionfo. E anche qui, nonostante le disavventure, non si tira indietro e avrà questo suo breve confronto anche con Seifer, ma combatterà senza timori. Le ultime parole che si diranno Squall e Rinoa da soli non le ho scelte a caso. Rinoa rivela di dover parlare a Squall di una cosa molto importante che non ha mai detto a nessuno. La risposta di Squall è: cerca di restare in vita, parleremo dopo la missione. E arriviamo finalmente a Squall. Anche per lui volevo che il suo avvicinamento a Rinoa fosse più graduale rispetto al gioco. La presenza di Virginia lo aiuta a riflettere sui propri sentimenti. In questo adattamento, Squall, durante la battaglia dei Garden, pur focalizzato sul suo ruolo di comandante, che lui non ha mai voluto, ma è nel suo destino, qui è decisamente più preoccupato per Rinoa, che nell'originale sembra quasi ignorare, e decide di andare a salvarla. Quando vede il soldato con il jetpack, pensa che potrebbe approfittarne per salvare Rinoa, mentre nel gioco sembra tutto molto più casuale. Squall è lì per caso perché deve aiutare un bambino, una matricola che si è persa, e ho levato questa parte proprio perché volevo che Squall fosse in quel posto e in quel momento per scelta sua. Altri particolari che mi è piaciuto modificare o riadattare. La versione di Norg riguardo al preside Sid. Norg suggerisce che il preside abbia voluto di proposito la sconfitta dei Sid contro la strega nella stagione 1, la gestione di Fujin e Raijin. Prima li ho fatti combattere al fianco di Virginia, poi ho posticipato la battaglia contro di loro, che doveva essere al Balan Botel, l'ho posticipata al Galbaria Garden. Ho fatto questa scelta proprio perché li abbiamo visti da poco combattere per il Garden di Balamb, e è passato ancora troppo poco tempo per far sì che loro si incontrassero contro i Sid come avversari, per cui ho preferito che questo scontro avvenisse più tardi, anche per prolungare un po' la battaglia dei Garden. Spero che le battaglie della seconda stagione siano state un po' più piacevoli, un po' più curate rispetto alla prima stagione, dove magari le registravo così come venivano al primo colpo. Spero che siano piaciute. Come sapete, ho deciso un po' di usare questa strada dove i GF sono associati a un personaggio, piuttosto che invece scambiarseli tra di loro, cosa che potrebbero effettivamente fare, ma ho deciso di lasciare ogni GF associato sempre allo stesso personaggio. Quasi tutti ormai nel party hanno due GF a testa. Squall ha, fin dalla prima stagione, Ifrid e Diablos. Quistis ha Shumel
Shiva e Fenice, Zell a Quetzal e Mumba, Irvine a Carbuncle e Pandemon, Selfie a Siren e Tom Berry, Virginia a Brothers e Cerberus. Solo Rinoa al momento ha solo Leviathan, poi però il secondo GF di Rinoa arriverà. Come avete visto, non ho fatto assimilare Alexander che Dea usa contro i Seed nell'ultima battaglia della stagione, proprio perché nel disco 3 Edea fa parte del party e quindi anche lei utilizzerà un GF, quindi ho deciso di lasciarle almeno per il momento il GF Alexander. Lasciandoci alle spalle questa carrellata di dettagli, chiudo il cerchio con il discorso che stavo facendo all'inizio, ovvero c'è una realtà alternativa che si sta muovendo da dietro le quinte. Ho seminato vari indizi. È passata in sordina forse una battuta della strega che non c'è nel gioco. Questo è il giorno in cui cambierà per sempre il destino della strega e dei Seed. È una frase che si presta a più interpretazioni, perché potrebbe voler dire che semplicemente la strega è convinta di vincere già in quel momento. Oppure no, forse lei sta già guardando oltre. Forse sa qualcosa che i nostri non sanno. Inoltre abbiamo scoperto che anche gli Shumi sanno dell'Alternate Destiny, ma non vogliono intervenire, o forse non possono. I tizi che parlano con la voce fuori campo all'inizio della stagione dicono che lei è più vicina al suo scopo, dove questo lei si presume sia la strega. Ci sono vari avvenimenti strani sparsi durante la stagione, sia Laguna che Zell, in due tempistiche diverse a 17 anni di distanza, sostengono di aver visto in un'occasione gli orologi girare al contrario. A Fisherman's Horizon viene citato l'avvicinarsi di una cometa rossa, che non c'è ovviamente nell'originale. E poi, tolti questi dettagli sparsi, c'è Virginia. Lei che nella prima stagione è stata semplicemente una nuova compagna di viaggio, poi è diventata una sì pseudo rivale per Rinoa, ma non è solo quello. Se ci pensate, la divergenza dagli eventi originali è iniziata la sera del ballo, quando Squall e Quistis non incontrano il Lione al centro addestramento. E il giorno del ballo è il primo giorno di Virginia al Garden di Balamb, perché lei arriva lì con le sue compagne galbadiane per partecipare al ballo, anche se non la vediamo ovviamente nella serata, e decide che si trasferirà lì. E sarà proprio lei qualche giorno dopo a incontrare il Lione in compagnia di Squall al centro addestramento. Virginia ha i capelli rossi, la sua arma si chiama Comet Strike, per cui c'è un qualche collegamento con la cometa di cui si parla a FH. Apro una parentesi e mi scuso, visto che ho parlato dei capelli rossi, mi scuso se con questo personaggio ho fatto vari tentativi grafici per migliorarlo e personalizzarlo, e durante gli episodi lo avete visto più volte modificato. Ho cambiato anche il colore dei vestiti per renderla più simile alle immagini realizzate con l'IA o varie fan art dove lei è disegnata. Alla fine di tutte queste prove ho deciso che mi piace più l'arancione, per cui nella season 3 la vedrete di nuovo in veste arancione. Spero che non abbia dato fastidio questo
diciamo, questo cambiamento grafico nel corso degli episodi. Chiusa parentesi, nell'episodio 9 abbiamo assistito a una scena ambigua che coinvolge Virginia. In poche parole, senza spoiler, penso sia ormai chiaro che Virginia non è una conseguenza dell'Alternate Destiny. È lei stessa l'Alternate Destiny, o comunque una delle cause. Perché? Cosa nasconde? Sta trollando i Seed? Sta trollando Galbadia? Sta trollando tutti? Agisce di sua volontà? È una pedina nelle mani di qualcuno? Lo scopriremo solo vivendo. A oggi si sa pochissimo di lei, al di fuori di quello che lei stessa ha raccontato. E questa sua ambiguità ci accompagnerà ancora per un po', perché Virginia, come avete visto dall'episodio 10, resta nel party e resterà nel party. E Squall, che sta iniziando piano piano ad aprirsi agli altri, a quanto pare si fida di lei. E poi c'è quell'ultimo scambio di parole prima della battaglia con la strega tra Virginia e Rinoa, dove Virginia sembra non voler ascoltare Rinoa. Ma avranno effettivamente parlato? A proposito di cosa? E con questi interrogativi, ho parlato troppo, o se non troppo direi tanto, e chiudo qui il riepilogo. Aspetto il vostro pensiero nei commenti e vi rimando alla terza stagione. Cosa succederà sul canale da qui alla terza stagione? La season 3 non uscirà, direi al 99%, non uscirà prima di agosto. Spero entro settembre il primo episodio, ma è difficile prevederlo oggi. È una stagione che mi sta richiedendo parecchio lavoro per non calare di livello rispetto alla stagione 2, proprio perché andranno ad inserirsi tanti elementi extra. Cioè, fino adesso mi verrebbe quasi da dire abbiamo scherzato, il duro arriva da qui in avanti. Il disco 3, come sapete, è molto focus su Squall e Rinoa, e qui io invece voglio che ci sia anche altro, e ci sarà altro, molto altro. Nel frattempo è in arrivo, credo settimana prossima, un mega video con tutta la stagione 2 insieme. Sarà lungo circa 8 ore. E poi in questi 3 mesi mi piacerebbe magari fare uno special sul Triple Triad o pubblicare altre curiosità. Dipende molto dal tempo che avrò a disposizione, che di recente non è tantissimo per lavoro o anche impegni importanti fuori lavoro. Vi svelerò comunque a poco qualche sorpresa, collaborazioni con artisti vari che sono in arrivo e tanto altro riguardo al progetto e ciò che ne sarà. Quindi soprattutto occhio anche ai post, che come vedete sto usando abbastanza spesso, non riuscendo a pubblicare video, diciamo, a intervalli regolari. Ci aggiorniamo presto. Grazie infinite davvero per essere qua. Devo dire che di recente le visualizzazioni sono calate di molto, specie negli ultimissimi episodi, ma io, finché ci saranno i commenti, finché ci sarà la possibilità di scambiarsi delle opinioni, non mollo, cioè me ne frego delle visualizzazioni, e vi ringrazio davvero. Buon proseguimento a voi, buona stagione di primavera ed estate. Ma ci risentiamo presto su questi lidi, continuate a sostenere il canale, grazie di tutto e un abbraccio, a presto!